nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico vestitino che ho deciso di chiamare vestito signorina e signorita in quanto è un po' spagnoleggiante. Come vedete mi trovo in un contesto diverso dal solito, questo perché non sono a casa ma sono fuori per qualche giorno per delle vacanze estive, però mi sono portata tutta l'attrezzatura per poter comunque registrare e farvi uscire i video tutorial e delle creazioni che sto facendo qui in vacanza. Per quanto riguarda questo vestitino, io ho utilizzato il filato della Adrian Wool linea Filo Folie Mignon, l'ho trovato fantastico, è un 100% microfibra e sul sito Filati Elsa trovate questo stesso colore che è il beige e tantissimi altri, ce ne sono circa 15. Se volete fare questo vestitino ancora più elegante, io vi consiglio il color nero o comunque anche il color varie tonalità del blu, ce ne sono alcune fantastiche, ma io quello che adoro di più è il colore che ha come codice il 48, che è un blu veramente fantastico. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, questo vestito è una taglia S, però come potete vedere ha una lavorazione top down, quindi ha qui delle maniche molto larghe e anche sotto io ho fatto degli aumenti per fare la gonna un po' campana, eppure ho utilizzato soltanto 350 grammi lavorando con l'uncinetto numero 4. Per una taglia M ve ne occorrono almeno 400 grammi, se la volete fare anche più lunga secondo me 450 grammi, mentre per una taglia L ve ne occorrono almeno 500 grammi, 550 se la volete fare più lunga. Considerate che a me il vestitino mi arriva circa a metà coscia. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto è un top down e questo tipo di lavorazione io l'ho già usata per altre creazioni. Solitamente vado ad alternare un ventaglio con delle strisce di maglie alte che vado ad aumentare. Però rispetto al solito questa volta, come potete vedere, non tutte le strisce partono dallo stesso punto. Sono delle strisce alternate, alcune che partono subito, altre che partono qualche giro dopo. Questo per dare un po' più di movimento al vestito ma anche al motivo che ho utilizzato qui sul davanti. E poi sono andata a fare degli aumenti fino ad arrivare agli scalfi e poi ho messo i marcatori e ho realizzato il corpo della maglia e del vestito. E come vi ho detto a un certo punto sono andata a fare degli ulteriori aumenti per poter avere la gonna a campana. Naturalmente durante il video tutorial io vi spiegherò tutto. Ora spero che anche voi, che questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e come sempre potete mandarmi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito potete acquistare il PDF sempre anche di questo vestitino, dove potrete seguire giro per giro come realizzarlo. Questo perché molti di voi so che non si trovano molto con i video tutorial, preferiscono avere il PDF. Inoltre vi dico anche che sono attive degli sconti su alcuni filati, sia estivi che invernali, però questi sconti termineranno a fine agosto. A settembre inizieranno degli altri, soprattutto darò vita degli sconti su dei filati invernali dell'anno scorso, un po' per far spazio ai filati invernali di quest'anno. Anche se trovate già in offerta dei filati invernali nuovi di quest'anno, quindi vi consiglio di dare un'occhiata per non perdervi appunto tutti questi sconti attivi sul sito. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Buongiorno, allora oggi vi farò vedere come lavorare questo vestito. Come vi ho detto nella parte iniziale, io ho iniziato a lavorare questo vestito che ero al mare, quindi non ho potuto fare la ripresa dei giri iniziali e quindi vi dirò che noi vi li farò vedere lavorando su un piccolo campione. Qui io ho montato 144 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, le taglie più grandi, se volete lo scolo più grande, andate ad aumentare di 8, 16 e così via. Io vi consiglio di aumentare di 4 motivi, quindi fate 8, 16, 24, 32, quindi 32 catenelle in più, in modo poi da avere un motivo in più per lato. Quindi quando andrete a mettere i marcatori avete un motivo in più sulle maniche e un motivo in più sul davanti e sul dietro. Quindi mi raccomando, io vi consiglio di non fare lo scollo troppo largo, casomai andate a fare invece poi degli aumenti, giri di aumenti in più rispetto a me, altrimenti come vi ho detto andate a mettere per una taglia più grande 32 catenelle. Se volete che siete una taglia L o XL potete aumentare di altre 32 catenelle in modo tale poi da avere due motivi in più per ogni lato. Detto ciò, come vi ho detto, io nelle mie ho montato 144 catenelle, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 8 e
lavorerò con l'uncinetto il numero 4. Io ho lavorato con il filato della Amis, della Adrian Wool linea Fil Folie Mignon, che è microfibra e l'ho adorata. Si lavora benissimo, è molto sottile, quindi va benissimo lavorarla anche con un uncinetto più stretto, quindi tipo il 3-3,5. Io ho preferito comunque il 4 perché stavo andando a fare una lavorazione compatta, doveva essere un vestito, quindi non la volevo in questo caso troppo rigida. E il colore che ho usato io è il colore 899, che è questo beige, quindi ho preferito una tinta così chiara in modo da poterla abbinare al cardigan che già abbiamo fatto, il pan di stelle, in modo da poter sfruttare questo vestitino anche in pieno autunno. Magari mettendoci sotto un bel lupetto lo posso indossare anche in inverno. Voglio farvi vedere comunque altri colori a disposizione, sempre del Filo Follie Mignon, che sono questi. Questo è anche un bellissimo colore, il numero 48, e io ho intenzione di fare anche un'altra creazione proprio con questo colore, e infatti ho fatto un piccolo campioncino per vedere il punto che ho scelto se andava bene oppure no, e va perfetto. Quindi vi dirò che io lavorerò anche questo colore per un progetto futuro che dovrete vedere penso verso fine settembre, massimo inizio di ottobre. Oppure c'è anche questo, comunque ho tantissimi colori di questo filato che trovate tutti sul sito. Detto ciò, allora possiamo andare a lavorare la nostra maglia. Nel piccolo campioncino io ho messo 48 catenelle, che come abbiamo detto sono un multiplo appunto di 8 catenelle. Le chiudo in tondo in questa maniera e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro la catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 catenelle, le 2 maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. Le chiudo insieme. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi vado a fare questo per tutto il giro. Vado a fare 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella, rientro e di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Continuo a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa. Secondo giro, vado all'interno dell'archetto e vado a fare di una catenella e vado a fare una maglia bassissima e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientro un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Di nuovo stesso ventaglietto nell'archetto di una catenella, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Prendo il filo, vado tra la seconda e il terzo ventaglio e vado a fare una maglia alta e ricomincio da capo. Vado a fare il mio primo ventaglio, quindi 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Secondo ventaglio, sempre nell'archetto di una catenella, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado tra il secondo e il terzo ventaglio e vado a fare una maglia alta e continuo così quindi per tutto il secondo giro. 2 ventagli, quindi 2 maglie alte e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e le chiudo insieme. Ventaglio successivo, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Dopo aver fatto i 2 ventagli, vado tra il secondo e il terzo ventaglio del giro precedente e faccio la mia maglia alta. Quindi continuo così per tutto il mio secondo giro.
Sto per terminare il secondo giro, ho fatto due ventagli, entro tra l'ultimo ventaglio e il primo del giro precedente e vado a fare la mia maglia alta. Termino il secondo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno delle due maglie alte chiuse insieme. Ok, terzo giro, come sempre vado a fare una catenella all'interno dell'archetto e di nuovo a fare i miei due ventagli, quindi 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, archetto successivo di una catenella e vado a fare il mio secondo ventaglio, quindi 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e due, e si ricomincia. Vado a fare 2 ventagli, quindi 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Primo ventaglio fatto, secondo ventaglio, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e due, e si ricomincia da capo. Quindi semplicissimo, andiamo a fare 2 ventagli, 2 maglie alte dove abbiamo la maglia alta. Continuiamo così quindi per tutto il nostro terzo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quarto giro. Sto terminando anche il terzo giro, vado a fare le ultime 2 maglie alte sopra la maglia alta e termino facendo una maglia bassissima all'interno delle 2 maglie alte chiuse insieme. Quarto giro e andiamo a realizzare sempre il nostro ventaglio, però adesso soltanto uno, quindi vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, vado tra i 2 ventagli del giro successivo e vado a fare una maglia alta, archetto di una catenella successiva e di nuovo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. Vado dove ho le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte non chiuse, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, chiudo le 2 maglie alte insieme, vado tra i 2 ventagli del giro successivo e realizzo una maglia alta e di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di una catenella, 2 maglie alte non chiuse, catenella di separazione e di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado dove ho le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E si deve fare questo per tutto il quarto giro, quindi ripetiamo ancora una volta insieme. 2 maglie alte non chiuse nell'archetto di una catenella, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una maglia alta tra i 2 ventagli e di nuovo gruppo di ventaglio, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, chiuse assieme, e andiamo a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Continuo a lavorare così per tutto il quarto giro. Ok, sto terminando anche il quarto giro, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima.
Quinto giro, come sempre andiamo a fare una catenella all'interno dell'archetto e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi due maglie alte non chiuse le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte chiuse insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, catenella di separazione, di nuovo due maglie alte non chiuse, chiuse insieme. Adesso mi ritrovo dove ho le tre maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle prime due maglie alte, quindi una e maglia alta successiva due, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e rientro due e si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte non chiuse, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte, una, due. Ventaglio successivo e di nuovo due maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte chiuse assieme e mi ritrovo di nuovo dove ho le tre maglie alte e quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle prime due maglie alte, quindi una maglia alta successiva, due, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due. E di nuovo ricominciamo da capo, andiamo nell'archetto e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi due maglie alte non chiuse le chiudo insieme, catenella di separazione, due maglie alte non chiuse le chiudo insieme. Vado dove ho la maglia alta e andiamo a fare due maglie alte, una, due. Ventaglio successivo e di nuovo il nostro ventaglio, due maglie alte non chiuse le chiudo insieme, catenella di separazione e di nuovo due maglie alte non chiuse chiuse insieme. Abbiamo le tre maglie alte, andiamo a fare una maglia alta sopra le prime due maglie alte, una, due, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta e vado a fare questo quindi per tutto il mio quinto giro. Allora, ho fatto un totale di 12 giri a partire dal settimo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da partire dal settimo non ho fatto più aumenti, quindi sono andata dal settimo fino al dodicesimo a lavorare sempre i miei ventagli di due maglie alte chiuse insieme con le quattro maglie alte. A questo punto posso mettere i marcatori. Mi raccomando, per le taglie più grandi dovete andare a fare sicuramente dei giri in più, direi almeno 4 giri per una taglia M, se non anche 5, e direi almeno 7-8 giri per una taglia L. Per mettere i marcatori io sono andata a contare le mie strisce di ventagli e ne ho messi 20 da questa per una manica, 20 per l'altra manica e un totale di 16, quindi 8 dietro e 8 avanti. Quindi ripeto, sono andata a mettere i miei strisce di ventagli e ne ho messe 20 in totale, scusate, 10 in totale per ogni manica, quindi 10-10 e 8 avanti e 8 dietro. Il marcatore sono andata a metterlo tra le due, i gruppi di maglie alte, quindi ho lasciato due maglie alte, ho messo il marcatore due maglie alte, stessa cosa anche di qua, due maglie alte, marcatore due maglie alte, in modo tale appunto, come vi ho detto, di avere 8 strisce di ventagli avanti, 8 strisce di ventagli dietro, quindi i marcatori subito dopo, e in modo tale qui da avere, ripeto, 10 invece strisce di ventaglietti. Adesso quindi andiamo a lavorare sempre il nostro motivo, però su una parte più piccola, e vi faccio vedere subito come passare da un marcatore dal marcatore passare dalla parte dietro alla parte avanti. Io ho fatto in modo di ritrovarmi così con il ventaglio vicino al marcatore in modo tale da non dover spezzare il filo, quindi vado sempre a tirare un po' il filo, prendo il filo con l'uncinetto e vado a fare una maglia alta, chiudo insieme, catenella di separazione, scusatemi, non si vedeva, in
modo quindi da, da non spezzare il filo. Quindi tiro leggermente il filo, prendo il filo con l'uncinetto, entro dentro e vado a fare una maglia alta e chiudo insieme le due maglie, catenella di separazione, rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. E adesso vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Qui ho la mia manica, qui ho il marcatore, vado direttamente da quest'altro lato. Quindi ripeto, qui ho la mia manica, io qua sono dietro, vado sul davanti, quindi supero il marcatore e vado a fare le mie ultime due maglie alte, una e due. In questa maniera posso togliere il mio marcatore e avere qui la mia manica. E poi adesso vado a lavorare normalmente, quindi andiamo a fare di nuovo gruppi di due maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione e di nuovo due gruppi di maglie alte, un gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Andiamo a lavorare normalmente il nostro giro fino a ritrovarci al marcatore successivo e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono tornata al secondo marcatore, vedete, ho fatto il ventaglio, quindi vado dove ho la prima maglia alta e faccio una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Qui è dove ho la mia manica, quindi vado a lavorare invece di nuovo nella parte dietro, quindi salto il marcatore e vado a fare una maglia alta sopra la seconda, ma la terza maglia alta e una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Ho terminato così il passaggio e adesso vado a terminare il giro lavorando normalmente e lavoreremo normalmente il nostro giro, quindi qui andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino alla lunghezza desiderata. Io non so ancora se farò un vestito, una maglia o una maglia lunga da mettere sopra di fuson, quindi diciamo una maxi maglia, devo ancora un po' decidere. E naturalmente se farò versione vestito maxi maglia dovrò andare a fare sicuramente qualche aumento, e per fare gli aumenti naturalmente vi andrò a far vedere poi come li avrò fatti. Nel frattempo però continuo a lavorare normalmente il mio giro fino alla lunghezza desiderata. Allora, io sto lavorando, ho lavorato il corpo della del mio vestito e ho fatto 27 giri senza alcun tipo di aumento, quindi lavorando sempre la mia striscia di ventagli con la mia striscia di 4 maglie alte. Nel 28esimo giro sono andata a fare invece il mio aumento, lo stesso aumento di cui vi avevo parlato a inizio video quando vi ho detto come poter fare per poter aumentare ancora la lavorazione. Quindi sono andata a fare due maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta nelle successive tre maglie alte, e ho fatto questo a tutte le strisce. Nel giro successivo invece sono andata a fare una maglia alta sopra le prime quattro maglie alte e due maglie alte sopra l'ultima. Come potete vedere, questo mi ha permesso di allargare il mio vestito. Ho fatto questo al 28esimo giro e ho rifatto la stessa cosa lavorando, poi finiti due giri con gli aumenti sono andata a lavorare quindi le mie strisce di ventagli e le mie strisce di 6 maglie alte, perché abbiamo fatto gli aumenti in due giri, quindi da 4 sono passata a 6 maglie alte fino al 31esimo giro. Nel 32esimo giro sono di nuovo andata a fare i due giri con gli aumenti, quindi due maglie alte sopra la prima maglia alta, 5 maglie alte, una sopra ognuna delle 5 maglie alte successive. Nel giro successivo invece sono andata a fare 6 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro successivo e due maglie alte sopra l'ultima, in modo tale che sono passata ad avere da 6 maglie alte 8 maglie alte. Adesso sto continuando la lavorazione, vi dirò alla fine quanti giri totali ho fatto, però ripeto, al 28esimo giro sono andata a fare il mio primo aumento, quindi il 28esimo giro, il 29esimo giro ho fatto l'aumento e poi l'ho fatto al 32esimo, al 33esimo giro, in modo tale appunto da avere la gonna che si allarga, vedete, quindi qui è normale, qui tende ad allargarsi proprio perché abbiamo fatto gli aumenti. E adesso non farò più aumenti ma continuerò a lavorare per la lunghezza necessaria del vestito, quindi alla fine vi farò sapere quanti giri sono andata a fare, naturalmente contandoli dagli scalfi fino alla fine.